Cioè, la cosa assurda proprio che nel 2015 noi siamo ancora qui a ci dobbiamo preoccupare, quindi provare a contrastare e a lottare contro questo sistema praticamente, perché si parla ancora di discarica, cioè discarica, mentre a un tiro di schioppo ci sono altri paesi che sul sistema rifiuti hanno costruito milioni di posti di lavoro e sono arrivati quasi a rifiuti zero. Cioè, anzi, mi domando pure addirittura, voglio dire, perché poi mi ricordo le battaglie di qualche partito che ancora oggi siede in Parlamento, no? Quelle dei rifiuti zero, quelle della raccolta differenziata, Umberto, quella ma la domanda è dei semplice. rifiuti. Come la Regione Campania e Cioè, queste com'è società, perché si possibile? muovono Com'è nella direzione dello possibile? smaltimento dei rifiuti speciali? Non ci sono società che si muovono con la stessa astuzia, chiamiamola così, con lo stesso impegno sulla, per esempio, la raccolta differenziata. Cioè, capito noi che cosa stiamo discutendo? Discutendo di temi che altri paesi hanno affrontato 60 anni fa. Noi Bravo! abbiamo società, centinaia di società, che stanno discutendo di smaltire rifiuti speciali quando dovrebbero esserci centinaia di start-up finanziate dalla Regione Campania che puntano alla raccolta differenziata, allo Bassissimo sfruttamento costo. del differenziato. Cioè, noi facciamo raccolta differenziata nel nostro Ma paese. sai Cioè, qua perché? l'altra volta a casa tu hai assistito con me a un consigliere circoscrizionale che ha detto che a pianura la raccolta differenziata è al Ma tu 60%. stai Ma rimanendo che fattene in al bucciro un'unezza. caro sta. Pianura e penestro ammessa dai rifiuti, Cioè, di stanno che per cosa stiamo? strada, Cioè, tu ti rendi stanno. conto la pazzia di un discorso del genere? Cioè, tutte queste società stanno sprecando risorse, gente che ci lavora, questi sono tutti i posti di lavoro, sono tutte aziende, che invece di Avranno un puntare... contributo pure, avranno. Ah? Avranno pure un contributo Avranno perché è stato anche un creato un fondo dalla contributo. Esatto! regione. Cioè, invece di dare a dei giovani, casomai, la possibilità di creare start-up sul... In Olanda stanno parlando di fare strade di plastica con la plastica riciclata. Noi oggi stiamo discutendo di smaltire la fabbrica in Germania della Volkswagen, gli oli dove li deve smaltire? In Campania. Cioè, noi siamo alla pazzia Umberto, totale. comprendo il Cioè, noi punto. siamo alla pazzia Con totale in l'assenza questa del movimento, regione. però, Con l'assenza assoluta del movimento. Il movimento, io No, credo che il no, movimento aspetta, siamo cioè, noi. no, Vince, il movimento siamo assenso. noi. Io non pretendo niente da Diciamo nessuno. questo, diciamo la Lui verità. sta parlando del Diciamo la verità, attenzione movimento ragazzi, facendo ragazzi, riferimento agli organi attenzione. istituzionali eletti, scusa. Aspetti, Allora, ragazzi, io vorrei fare una diamo il tempo di precisazione, dare queste Allora, informazioni noi perché siamo loro e loro dobbiamo sono dire anche noi. noi Aspetta, nazionali, uomini nazionali, parlamentari. Allora, guarda, Vincenzo, voglio Allora, dirti, Giulio ha detto una cosa sacrosanta prima. c'è anche Qua una c'è troppo persona. fumo, ok? Il problema non sono le persone che noi abbiamo mandato là. Il problema siamo anche noi. Marco. Perché noi siamo loro e loro sono noi. Noi trasmettiamo a loro quello che siamo noi. Marco, attenzione però, non vorrei farvi una puntualizzazione che è amara e triste, però noi le dobbiamo tener conto. Considerate che oggi, ed è praticamente la notizia di qualche giorno, nel rinnovo delle Commissioni. commissioni Abbiamo perso tutto, abbiamo eh. perso praticamente tutte le vicepresidenze delle commissioni. Questa è una E vittoria. questa, Questa è una vittoria. no, attenzione, voglio dirti, fermo restando che comunque non voglio parlare dell'alibi, attenzione perché sarebbe mortificante, a mio avviso, non so tu in che senso la vedi come una vittoria, probabilmente però significa perdere un'altra chance di Visibilità. visibilità e controllo Abbiamo delle perso il istituzioni controllo, Saverio, corrotte. però io ti dico una Capito? cosa, Allora, allora questo è vero, noi abbiamo perso le vicepresidenze. nell'azione di Sì. peso, voglio dirti, attenzione Marco perché è fondamentale, nelle azioni di peso e di contrasto e ovviamente di pubblicizzazione dell'argine che chiaramente abbiamo posto fino ad oggi attraverso i nostri portavoce di tutto ciò che è delinquenziale nelle istituzioni che ci governano attualmente. Questo passo ha determinato un'altra perdita fondamentale dell'azione di valore e di contrasto Però che allora noi come movimento facciamo. Quindi tieni presente un particolare, oggi come oggi, a maggior ragione, non basta più soltanto politicamente ribaltare su di loro la forza di diciamo, opporsi, ma dobbiamo incominciare a appunto. ragionare su una mobilitazione territoriale Infatti, Saverio, stiamo dicendo la forte. Brava, stessa cosa perché è mobilitazione, fondamentale. Allora, io brava. sai perché ho detto la vedo come Tu hai detto vittoria? una cosa giusta prima, hai Sì. parlato di sensibilizzazione dell'opinione pubblica, Dell'opinione pubblica. perché dire ad un cittadino guarda Esatto. che fra poco verranno praticamente ad avvelenarti il Non fargli mai male. terreno
e dove i figli tuoi andranno in una scuola che fra poco sarà completamente accerchiata da rifiuti particolari, potrebbero mettere a repentaglio la salute dei tuoi figli, diventa praticamente una molla per il cittadino. Quindi la nostra attuale, tra virgolette, solitudine, perché ricordatevi ragazzi, noi qua stiamo facendo insomma una battaglia da pionieri. E allora quindi la battaglia dei pionieri purtroppo dobbiamo fare anche mente locale, dobbiamo capire che il nostro peso non può essere praticamente ribaltato in un governo che è praticamente strutturato e organizzato in accordo, perché non dimentichiamo che i voti di questi maldestri sono chiaramente stati anche dati per ottenere queste autorizzazioni. Quindi sappiate che il DOT DES di cui chiaramente noi parliamo è basato praticamente su questa funzione, cioè il politico corrotto ha giocato, e lo sappiamo bene, ha giocato su questo aspetto, cioè avere dei voti per concedere praticamente la possibilità di avvelenare, per la possibilità di speculare, avere la possibilità di praticamente addirittura raggirare il concetto istituzionale di una buona legge. Allora ragazzi, facciamo attenzione, perché il nostro è un momento particolare. Allora, decreto 3 maggio 1832, emanato da Ferdinando II di Borbone, propone la raccolta differenziata su Napoli. 1830, partendo dalla precisa strada di Santa Maria, di Santa Maria in Portico, quartiere napoletano. Non riesco a capire come mamma fatto sta figlia. Va bene così. Va bene. Io quando ti ho detto, a mio avviso è una vittoria quella delle commissioni. Ovviamente io non parlo di una vittoria politica, ok? Perché c'è delle istituzioni, perché noi abbiamo perso appunto del peso all'interno di commissioni, dove ecco a volte capitava che Di Battista, per esempio, essendo vicepresidente di commissione, lui a volte dirigeva la commissione, quindi quello, guarda che è una perdita importante per noi. Però io credo che la forza grande del Movimento 5 Stelle è essere riusciti ad entrare. Noi non siamo purtroppo al governo, non siamo al governo di questo paese, quindi già a prescindere, già prima ci impedivano di fare certe cose, no? Con delle votazioni assurde che hanno fatto. Però ecco, noi siamo lì come denuncia. Allora i nostri portavoce, ma proprio anche per la forza che hanno nei confronti dell'opinione pubblica, ci servono proprio perché sono capaci per divulgare quello che noi proporremo. Se dalla base, se da noi non parte niente, loro non hanno niente da dire. Se noi ci aspettiamo che Valeria Ciarambino stasera veniva qua e diceva no, noi faremo così, non lo può fare, ma non perché lei non lo vuole fare, ma perché non ha nulla. Noi non gli abbiamo dato niente per lottare su questa cosa, ok? Quindi per questo è importante, noi dobbiamo incontrarci con loro per dargli, ecco, noi siamo un supporto, cioè noi abbiamo risorse come Giulio, cioè risorse come lui, altri partiti non ce le hanno, altri movimenti non ce le hanno, noi abbiamo gente come lui che va a scavare in documenti che io non so neanche come fa. E lo vedrò, perché inizierò a lavorare a stretto contatto con lui, perché voglio capire pure la visione, è praticamente incuriosirsi. Io stasera la settima, se dobbiamo incuriosirci di tutto e vedere che cosa succede. Ho acceso la televisione alla 7, ho visto l'intervento di un parlamentare di cui non ci do il nome praticamente per motivi di serietà. Il tema della discussione era il terrorismo sul territorio nazionale, a livello internazionale, i profughi che stanno arrivando qua, eccetera, eccetera. Mi farebbe piacere, ma immenso piacere, se lo stesso parlamentare, che era in televisione stasera, parlasse anche di questo. Però siamo noi che dobbiamo fornirgli, ecco, allora lui non è che può andare in televisione da Daria Bignardi, oppure da Canasacci, da Floris, a dire no, la dice, però poi non ha niente di tecnico sotto. Cioè, a parte che fa una figura pessima, a parte che gli altri se lo mangiano, perché sai che lì è un attimo, lo demoliscono e demoliscono anche noi politicamente, perché ci fanno chi senza ne che stanno parlando, allora vogliono soltanto noi siamo tenuti a dargli informazioni, cioè, chi è tenuto a
a procurarsi gli atti certi, quelli istituzionali, non è l'amico nostro che con tutto il cuore, mettendo anche a ventaglio la sua persona, la denuncia e qua, si impegna e riesce a recuperare la cosa. Ma c'è bisogno di atti istituzionali, e l'atto istituzionale, attraverso la rete fatta dagli eletti, va bene, deve arrivare nelle mani del parlamentare che deve porre la questione, attraverso chi è ufficialmente eletto all'interno dell'istituzione locale, che si va a pigliare l'atto ufficiale e lo porta a chi per esso. Noi gli diamo la notizia. Ma ecco, però diamogli anche l'assist per contrastare determinate cose. E poi gli diamo cose. Tutto l'assist, il nostro compito è quello di dargli l'assist a livello territoriale, cioè di fare movimento, di fare, come devo dire, la spalla a chi poi si impegna istituzionalmente. Ma l'atto ufficiale, credimi, guarda, è così, arriva velocemente nelle mani del parlamentare, nel caso specifico di chi se ne occuperà, utilizzando questo canale, Umberto, ma velocemente, istituzionale. Umberto, loro ci possono dare soltanto un aiuto conoscendo le dinamiche dei ma le conoscono tutti, anche Grillo, pure Grillo è stato a Chiaiano quando lui mettere un ex là. Sanno tutto, non è che c'ha detto. Io non mi sto inventando a stella cometa, cioè una cosa ormai. Umberto, fammi terminare. Sì. Io dicevo, loro ci possono essere d'aiuto quando conoscono le dinamiche interne al Consiglio regionale per chiaramente sollevare giuridicamente il problema. Però noi l'aiuto che gli dobbiamo fornire è quello di documentare quello che sta accadendo. E abbiamo lui che sta facendo un lavoro in comune. No, ma io allora voglio dire, noi in questo momento ci siamo incontrati e stiamo. Siamo un gruppo di cittadini che stiamo riflettendo su un'azione da fare embrionale. Non devi così, no, veramente. Giuro della situazione. Allora, la modestia è importante, Giulio, però tu stai facendo un lavoro fondamentale. Ok, ma la modestia è quello è da apprezzare. Io adoro le persone modeste, però cioè tu stai facendo. Io non lo faccio a poco, chiedere a Saverio. Lo io so. Cerco di stare più nascosto possibile e dare, per esempio, Marco, a te, io ho detto a Giulio l'appoggio. Io ho detto per combattere. Spero che ti combatto, cioè ti aiuto. No, ma infatti non cioè non rimani solo, c'è qualcuno che ti dice "Ah, se mi vengo fetto, io ho detto a Giulio, tieni presente, 24 ore fa, Giulio, praticamente è oggi qua. Ok, e tieni presente perché guarda, noi stiamo praticamente in effetti cercando di dare il nostro apporto su quelle che sono le tematiche. Dateci una mano anche voi, perché noi vogliamo cercare di praticamente contaminare quello che pensiamo sia un elemento, diciamo, sul quale dobbiamo incominciare ad attivarci anche per quello che riguarda la curiosità e la conoscenza del dato tecnico. Perché, ragazzi, perché tenete presente in particolare che ovviamente parlando con i documenti alla mano e sapendo che cosa stiamo andando ad affrontare, evitiamo il famoso fumus. Il fumus è quello che ovviamente noi possiamo dire come intendimento, ma non provare. Allora, ragazzi, noi dobbiamo essere un po' come la parte della giustizia buona e sana, nel senso che una determinata problematica dobbiamo documentarla e trovare le storture, comprovarle e poi chiaramente portarle come battaglie avanti con una sensibilizzazione di tutto l'apparato, la cittadinanza e le istituzioni. Ovviamente parliamo delle istituzioni che non sono coinvolte, quindi facciamo un distinguo, perché fino ad oggi le istituzioni che stanno autorizzando questo scompiglio certamente non sono quelle che ci aiutano, non sono quelle che vogliono il bene di questa terra. Poi possiamo discutere della loro incompetenza, possiamo discutere della loro cecità, possiamo discutere della loro compromissione, possiamo immaginare tutto questo. Però praticamente io vi dico, vi esorto ad aumentare il tasso della nostra competenza, tra virgolette, sul problema, studiando più le carte e divulgare. Io ho visto carte più molto, zero. Io non è possibile, alcune volte sono da solo a Gazzetta a parlare con la gente. Se uno non conosce l'argomento io aiuto quelle sotto gazebo
cercando di spiegare le cose. Enzo ha aperto la discussione. Enzo ha aperto la discussione pochi giorni fa. Io mi sono incuriosito su quello che ha scritto Enzo. Ho chiamato a Giulio e ho detto: Giulio, guarda, che ne pensi? C'è sta questa cosa. Noi ieri al bosco abbiamo detto: ragazzi, vedete, per esempio, in particolare ci sono delle azioni che probabilmente ci stanno aprendo dei dubbi. Abbiamo incominciato a praticamente sollevare una finestra di attenzione su quelli che possono essere gli scenari che in alcuni dettagli dei capitolati e delle autorizzazioni che per esempio la sovrintendenza ha dato, ovviamente nel progetto che sta andando avanti nel bosco, ha incuriosito e mi ha praticamente creato una serie di dubbi. Quindi da cittadino che in questo momento non ha quello che è il know-how e la competenza che ha sviluppato un determinato progetto, io vi dico che ha praticamente suscitato una curiosità che anche un bambino che vuole praticamente soltanto aprire la mente facendo una riflessione e chiedersi perché fare una determinata azione, come per esempio nel bosco ci sarà la cosa che vi voglio raccontare, l'episodio, per farvi comprendere da cosa nasce, diciamo, la curiosità di un cittadino e che poi si promuove come attivista per difendere materialmente, insomma, anche il suo diritto alla vita, no? Ok? Allora, se si parte praticamente da una lettura di ciò che è stato stipulato, va bene, nel bosco di Caprimonte, vi rendete conto che a un certo punto ci sta un piccolo dettaglio, piccole frasi, come diceva Giulio, no? Che a volte, per esempio, nelle piccole frasi molto ambigue si possono delineare degli scenari che preoccupano, che noi possiamo soltanto immaginare. Ma questa immaginazione poi ti porta ad aprire una curiosità per scendere nel dettaglio. Quindi, nel bosco di Capodimonte c'è praticamente un compattatore che ovviamente verrà utilizzato per fare, nel progetto di cui è stato previsto, il compost. Meno eviti perché sì, però voglio dire, diciamo così, ci sono delle cose che chiaramente in effetti suscitano determinate curiosità. Okay, allora, su queste curiosità noi abbiamo cercato di incominciare a lavorarci studiando, la curiosità studiando. E allora io vi esorto praticamente, prima di tutto, per poter avere anche efficacia in ciò che vogliamo fare e sollevare con i nostri portavoce. Aiuto, non vi dimenticate, i portavoce sono praticamente persone come noi. Se sono dei cittadini che in effetti si sono avvicinati per la prima volta all'interno di un'istituzione, non sono dei politici navigati. Sono gente per bene, gente onesta, che arrivato a un certo punto vuole dare il contributo, ma per capire come dare questo contributo, la prima cosa che devono fare è studiarsi ovviamente come si muove la regione, come funziona la regione. E questo porterà via del tempo. E porterà via del tempo. Quindi non diamoli addosso, diamo il tempo. Noi iniziamo il nostro incontrarci, quando dico incontrarci, non per fare conferenza stampa, è per studiare il problema. Cioè noi ci dobbiamo mettere con le carte davanti e dire: ah, qua, qua, qua. Scrive. Come sapessero tutto. Non è vero, perché non sto accusando, assolutamente quelli che sentono cioè, perché io so il bisogno di poter parlare e portare questo argomento. Io che penso che tu hai già scovato qualcosa, ok, quindi gli argomenti ci sono sul quale iniziare a fare un lavoro, ok, iniziamo a farlo, iniziamo a studiarlo. Cioè, vediamo, apriamo una discussione su Meetup, è il nostro strumento per pubblicare quello che stiamo facendo. No, io quella che mi è data un giro. Lo so, neanche io in realtà, in Navig Mango. Perché no, io riesco a parlare con te, che ti serve, dammi il contatto. Capito? Io lo dico, incontriamoci, vediamoci. Tu sei al centro direzionale. Io sto a Capodimonte. Non è il mezzo di comunicazione efficace. Il centro va pure bene. Per come è utilizzato? Più centrale. Più raggiungibile. Raggiungibile, perché mi muovo il meetup può essere un momento in cui possiamo segnalare una situazione, poi tu ce la riesci a diciamo la sensibilità deve essere personale. Allora, siccome questa sensibilità al momento non dico che ti vediamo un avvocato, ci servono persone come te che studiano, ci stanno sta consiglio regionale e sfruttiamolo. Io penso che loro, io non so come funziona, ma penso che abbiamo un piano intero a disposizione con almeno 10-15 uffici. Chiamate e salite, dopodiché si parla con loro. Con loro?
e iniziamo a creare degli archivi, iniziamo a mettere dei documenti. Cioè, capito, portiamole praticamente con loro. Esatto, però facciamola a stretto giro. Aiutiamo. Così noi quando raggiungiamo qualcosa, quando studiando esce fuori qualcosa, i primi a saperlo sono i nostri portavoci, in modo che loro ci danno l'appoggio. Infatti dobbiamo aiutare Valeria e i sei pecorelle, perché ci sono quelli poco. 7 pecorelle per il momento, diamoci un anno, poi diventeranno dei lupi. Adesso in questo momento sono dei lupi che hanno noi ci chiediamo sono dare veramente di lupi e noi dobbiamo preservarli. Allora, ci siamo già da settimana prossima alla campagna, perché se no non parlare con i giornali, con le televisioni, hanno un potere. E certo. Però diamoci modo di usarlo, perché usarlo per bene. Devono fare una conferenza stampa, con delle persone dietro che l'hanno studiato. Esatto, assolutamente sì. E nel giornale se lo capiscono. Piglia dice: ma che cazzo sono venuto a fare qua? A perdere tempo, e ti fanno una cosa di 7 secondi che non vale niente. Ma dobbiamo trovare uno scambio. Sappiamo, perché io e Giulio diciamo abbiamo riflettuto anche su questo aspetto. Cioè, noi sappiamo che praticamente le loro potenzialità al momento sono ovviamente tutte, come ti posso dire, work in progress. Esatto, ma perché? Limitate dal fatto che sono inesperti di un lavoro che non lo fanno per professione. Esatto, non è un lavoro che fanno fatto fino a un anno fa, questi stavano con una limitata. Cioè, non è noi, gente, cittadini come noi, che avevano ognuno a casa sua, che avevano i propri lavori, che avevano la propria vita. Non avevano idea. Facciamolo, iniziamo già la settimana. A me piace molto questo argomento perché lo sento molto. Quindi faccio un argomento, sono decine, perché io quando parlo alla gente mi dice: guarda, per esempio abbiamo avuto una riunione con l'associazione del Capo di Monte, che schifavano il Movimento 5 Stelle, che era la difesa del Capo, adesso ci danno una mano. Che hanno capito che siete competenti. Esatto, perché ma non hanno capito che primo studiare. Non parliamo di competenza, cioè primo studiare. Non è un problema. Competenti dovuti allo studio che state facendo. Cioè, perché se arrivate là e facciamo il famoso fumus, mettiamo là, non si deve fare così. Lui dice: ma voi chi siete? Noi facciamo questa battaglia 10 anni, abbiamo studiato te. Cioè, la parola Saffieri ha cominciato a parlare. Cominciato a parlare io. Lui, di una preparazione che la gente dopo ci ha circondato e ha cominciato a darci altri problemi. Dateci i dati e vi aiutiamo. Perfetto. O soluzioni ci facciamo. Io sono disponibile a lavorare. Anche io voglio stare anche io nell'ombra come te, quindi iniziamo a metterci nell'ombra e studiamo. Sì. Meno da sire, più invece sto parlando, vuol dire che tu sei una persona capace, intelligente. Allora, non lo sento, non ti preoccupare. No, perché sei un volpino, lasciamo stare. Però va bene tutto, quindi uno che vuole lottare, vuole fare le cose. Non perdere tempo, qua ci sta al 90%, uno lavora e 9 guarda. Sì, no, facci una relazione, no, la mi dà, guarda che bello, guarda come siamo bravi tutti quanti nel momento, cioè, però poi alla fine non sappiamo niente, non interessa molto la condivisione. Sai che vuol dire condividere? La parola non lo sapete. Io prendo un progetto e poi altre persone devono collaborare a questo progetto e non giudicarlo, fregarsi il progetto, o giudicarlo. Vuoi lavorare? Lavora. Stai zitto se miglioralo. No, quella c'è. Apporta altre conoscenze. Sto puttano. Io vedi, tu per esempio hai detto la spazzatura Meetup. Questo che dici tu, perché ci sono commenti anche su Meetup, su questa discussione di gente che non ha competenza, che dice: ma io non sono competente, questa premessa. E poi dicono: però secondo me il ricorso al TAR non si può fare. Cioè, cose proprio assurde di gente che non ci ha dedicato neanche un minuto all'attenzione al problema reale. Non leggono neanche quello che scrivi tu, perché leggono solo loro. Poi l'amico loro, ma più di loro ti insultano. Ok, andiamo avanti, creiamo qualcosa di buono. Questa qua è una grande battaglia politica del Movimento 5 Stelle. Lo deve diventare. Metto a disposizione documenti, avviso, trovando persone che vogliono lavorare. Poi ti sto sempre dietro. Non è che Marco, prima ancora di parlare di battaglie del movimento, noi qua dobbiamo entrare nell'ottica che le battaglie sono dei cittadini. Dei cittadini. Noi siamo il movimento. Allora, lascia perdere. Siamo cittadini e camminiamo. Voglio dirvi, cioè, non è che sono tutti. Lui prima ha detto una cosa bella. Cioè, non è che tutti nel PD sono corrotti, non è che tutti nella destra sono corrotti, c'è sta gente per bene, vengono messi da parte, perché arrivati a un certo punto non vogliono entrare nella visione del business, delle lobby che praticamente insomma gli fanno guadagnare soldi. C'è sta gente che comunque, purtroppo, no? Arriva a un certo punto in effetti dice: ok, ma io ho militato tanto tempo in un... Ragazzi, parliamoci chiaramente, anche io insomma ero praticamente in effetti un innamorato di una sinistra che materialmente non c'è più, ma non c'è più da tempo. Certo. Perché ero innamorato dell'ideologia. Poi ho capito che l'ideologia
senza diciamo, la messa in pratica di fatti e senza il perseguimento di un valore portato e finalizzato praticamente al beneficio della collettività, non ha più senso. Resta un'ideologia e si diventa degli sciocchi, degli stupidi. Perché? Perché l'ideologia perde valore se non viene finalizzata per offrire un beneficio alla collettività. Allora, abbiamo smesso di praticamente crogiolarci con le bandiere e vogliamo fare un percorso a ritroso e dire ok, finalizziamo materialmente gli sforzi per capire chi ci rappresenta, che non sia soltanto il movimento, ma chi ovviamente deve governare, deve assumersi la responsabilità di non creare diciamo disagio alla collettività. Nel momento in cui stabiliamo chi praticamente fa un'azione contraria al beneficio della collettività, ci organizziamo e sensibilizziamo tutti per dire, per inchiodarlo alle responsabilità. Davanti alla gente. Davanti alla gente. Che poi dopo si va sotto i palazzi del potere e dice, vai giù, o ci sta a sentire, perché se noi non ci uniamo. O ci sta a sentire o ci sta a sentire. Però dobbiamo essere tanti. E dobbiamo essere in tanti. La lotta inizia da sola. Sì, infatti sì. Poi devi aspettare gli altri, si vogliono muovere. La sensibilità parte da noi, se non partiamo noi almeno no, anche però, uno però due dobbiamo essere due, praticamente quattro. Quelli che sì. Però gli altri bisogna complimentare se succede qualcosa, perché io dico ho lottato e gli altri che avete fatto? Io sotto a gazebo quando dico si lamento, tu che hai fatto? Io sto qua sotto uno gazebo a parlare con te, vado a lottare per te, tu che fai oltre a lamentarti e non andare a votare? E poi chi si lamenta è quello che non vuole. Io ho risolto il problema e non voto. E allora che ti lamenti a fare? Le conosco tantissimo. Ti vengo. E quando approvate? Partiamo con la visione, partiamo con la visione costruttiva. Fatto in finora adesso. E quindi con quello, questi qua. Con quello che ti questi piccoli dati cominciamo ad ampliare. Giulio ci può dare praticamente in effetti a creare il come posso dire? Allora ponte, io vi posso dare informazioni che voi non sapevate di questi decreti. No, assolutamente. Che pensavo che non erano ancora pronti, mi è sconvolto. Ma quello scocca parecchi. Allora, cioè io non pensavo scaggiassero già pronto. Ho visto perché c'era questo decreto, questa delibera, che è vecchia, io l'ho pubblicata prima, nessuno ha cagato pure, poi è stata ripresa. Benissimo. Ho visto che ci stava stasera, ho detto, ma porto qualcosa che non sanno. Perché questo qua funziona così, esce sul giornale, subito arriva i due o tre deficienti perché arrivano, io chiamo gli attivisti che strisciano, chiamo poi il parlamentare, chiamo le notizie perché le vanno a prendere dal giornale o si fregano da altri siti, hanno pure fatto questo, hanno fregato dati o foto su altri siti, noi facciamo onestà e facciamo le figure di me. Ma soprattutto ragazzi, noi dobbiamo andare dai nostri portavoce dicendo, ragazzi, noi abbiamo praticamente fatto questo tipo di ricerca. Ci sono praticamente queste notizie, questi dati che ci stanno preoccupando. Ovviamente adesso abbiamo bisogno di approfondirli. Voi approfonditeli praticamente dal punto di vista giuridico istituzionale e noi cerchiamo praticamente all'esterno di dare tutto l'appoggio. Che c'è bisogno di andarlo a documentare perché facciamo dei rilievi fotografici, lo facciamo, andiamo a visitare i siti, vi diamo l'opportunità, poi le azioni che debbono essere svolte, magari ecco ce le dite voi, magari ci confrontiamo, magari poi dopo cerchiamo pure di capire quale possa essere diciamo, l'azione da concomitare tra l'aspetto giuridico, quello diciamo, della sensibilizzazione e mettere insieme tutti i tasselli per convogliare ovviamente un'azione fattiva che dia praticamente l'effetto della tutela, ma questo effetto della tutela noi dobbiamo imparare, che lo dobbiamo costruire, e costruirlo significa, ragazzi, studiare tutto ciò che ci viene nascosto, che non viene pubblicato, che non viene data praticamente ampiezza mediatica, ok? E ovviamente motivo di attenzione. Ma io lo trovo. Quanti di noi sapevano una cosa del genere? Quanti di noi sapevano che il 15 problema maggio è questa delibera è passata a ridosso delle elezioni? Quanti? È una cosa che a settembre faceva scoppiare lo scandalo, invece l'hanno fatto poco. Adesso ce ne sono 6-7 da portare avanti e poi c'è questo qua delle società.
è importante. Cioè, io fornisco i documenti e poi tu, come te, altri che lavorano, ci riflettiamo, ragioniamo. Se, no, se, facciamo, se praticamente, se praticamente si chiama a produrre qualcosa da queste riunioni. Marco, lo sai che mi serve? Dice, guarda, no, non è così, ti stai sbagliando. Io voglio persone col cervello. Bravo. E poi alla fine ci servono pure quelli là che danno la mano a divulgare materiale. Perché noi abbiamo bisogno pure di chi sta là dietro, lui ascolta, ma non... Però lui può avere una dote, un qualcosa che ci servirà al momento giusto. Assolutamente. Capito? I ruoli sono diversi. Io e te abbiamo preso. L'ingranaggio funziona se tutti girano. Cioè, vale, per non deprezzare pure voi, valete pure voi che state là dietro perché ci servirete. Perché poi lui dovrà dire, guarda, abbiamo saputo sul tavolo tutto questo, deve rendere a te pure partecipare della situazione e farti crescere insieme a noi. E non è che tu stai là sotto un gazebo e chi ci spiega? Lui parla con chi viene e tu stai a guardare a lui che parla. No, lui parla, tu parli con lui. Però sapete come cosa dire? La condivisione sapere, del sapere. Perché la gente, se capisci che sei preparato, serve praticamente poi ad essere. A me si avvicina proprio la folla. Espansa, le folle, altrimenti non abbiamo. Cioè, io stavo un mese in ospedale, facevo i convegni, cioè non mi trovavano a letto a me. Cioè, mi trovavano in corsia a destra e a sinistra. Cioè, ha detto, è impossibile, Giulio, ma tu si metti a fare... Ho convinto gente a avvicinarsi al movimento. Mentre eri in ospedale. Mentre in ospedale, nel letto. Cioè, ma questo è il lavoro. Letto. Io avrei 2 o 3 denunce che dovrebbero partire da Cardarelli, ma onestamente non so a chi porle. Ma guarda cioè, che... Denunce, proprio denunce che stanno sotto gli occhi di tutti. Ma a chi lo vai a dire? E infatti, quello è il problema. Chi abbiamo come referente? Concorsi interni che sono sempre gli stessi, che vanno avanti e avanzano sempre. Quello è il minimo. È la cioè, spreco esagerato. Macchinari da 30 milioni di euro buttati sotto negli scantinati. Sono stato 5 giorni ricoverato, mi portavano nelle stanzette private per raccontarmi i loro episodi, cioè i loro fatti interni. A me la stessa cosa che è successa al Cardarelli, lì ci stava un signore che fa il bello e cattivo. Questo scontento è in tutti i settori. Allora loro vogliono. E il Movimento 5 Stelle la stessa cosa è successa a lui a Cardarelli. Domanda. Per questo adesso è finito il momento di dover lamentarsi. Non appoggio di come... Ok, che sei disposto a fare? Non possiamo denunciare. Ci date voi una mano a farlo? Io ho chiesto... Cioè, diciamo una mano dicendo io meglio, ma per fare questo non basta. Io, guarda, lo sai che ci sta ok, ci sta, e poi? Ho chiesto, e poi? Che facciamo? Dobbiamo iniziare a creare dei gruppi di lavoro, altrimenti si fermano le azioni. Ma ognuno chiaramente ha paura, perché giustamente dice, ok, ma a me ci stavo primario, ma mi sembra, si ha cominciato a mettere praticamente la carne a cuocere, o primario probabilmente dice, ma chi cazzo può fare la mia voce? Ma fatti i cazzi tuoi, capito Enzo? Allora, questo è un problema di coscienza e soprattutto poi di sapere che cosa vogliamo mettere in gioco. A fronte del dove stare, praticamente okay, poi, il mio beneficio che cos'è lo stipendio? La salute. O con Mike Marco, quindi praticamente con lo stipendio, venga a mia madre che ci perdo, tu vai avanti, ci sta perdendo la madre di tuo padre. Pure loro deve essere tutto un ingranaggio, se non funziona. L'intelligenza anche quanti di noi per la mala salute abbiamo messo non fai girare bene la ruota, si blocca. Tutti abbiamo pagato un prezzo. Abbiamo pagato un prezzo, questo quando prima ti ho detto. Però cosa siamo disposti a fare? Lo so, per questo ti ho detto, io sono giovane, c'è un vantaggio. Ovviamente queste dinamiche non mi piacciono. Disfruttare che cosa? Il tuo lavoro per vantaggi elettorali. Non ho capito, che dobbiamo fare? Vantaggi elettorali? Vogliamo aggiustare qualcosa a Napoli? Da fai fatti noi vantaggi elettorali. Ma non tutti. Facciamo la riunione e parliamo. Io sono stato spesso scocciato. Ma basta avere un onestà intellettuale per capire questo. Cioè, io preferisco parlare con te che andassimo a perdere 3 ore. Gente, allora facciamo questo. Poi facciamo questo. A fine serata, che abbiamo fatto? Niente. Domani faccio qualcosa. Pure se veniva fuori rotto se ne andava subito. No, forse non hai capito, se ne andavano loro. Sì, forse che facevi. Mi sputtanavo per certe cose. Beh, ma quindi siamo tutti lì. Tutti noi attivisti, come la pensiamo? Perché anche la linea dell'attivismo non ha le stesse dinamiche. Gli altri tremano, io no. Allora, noi dovremmo fare anche un'azione di sensibilizzazione tra di noi.
e dire ragazzi guardate, determinate dinamiche noi le dobbiamo veramente migliorare se vogliamo effettivamente essere efficaci. Molte volte non basta soltanto...